procedure di endoscopia digestiva, pensiamo a gastroscopia e colonscopia come esempi fra i più noti, sono da sempre considerate essenziali ai fini di una diagnosi, ma da alcuni anni le applicazioni più avanzate non si limitano più all'iter diagnostico, ma sono divenute procedure interventistiche e terapeutiche, tecniche mini-invasive che anche nelle patologie più complesse come quelle oncologiche possono affiancare o sostituire la chirurgia. Il numero di pazienti che potrebbe beneficiare di queste prestazioni ultraspecialistiche, come ad esempio l'ecoendoscopia, è molto alto e continuerà ad aumentare nei prossimi anni. Sarà quindi importante garantire al maggior numero di pazienti candidabili l'accesso a tecniche così avanzate che possono migliorare prognosi e qualità di vita. Ne parliamo con il professor Costamagna, che è direttore dell'unità di endoscopia digestiva del Policlinico Gemelli di Roma, che è centro di riferimento e di eccellenza proprio dell'endoscopia digestiva e di tecniche così all'avanguardia, che saluto, che ringrazio. Professore, buongiorno. Buongiorno. Ce le fa conoscere meglio queste prestazioni ultraspecialistiche? Certo. L'endoscopia digestiva ha avuto un'evoluzione straordinaria negli ultimi 40 anni, direi. Da tecnica, come lei accennava, esclusivamente o quasi esclusivamente diagnostica, permetteva di fare delle biopsie, ma insomma non molto di più, siamo passati in un'era in cui l'endoscopia digestiva è diventata molto molto spesso, sempre più spesso, anche una metodica terapeutica, quindi in grado non solo di identificare una lesione e di farne la diagnosi, ma anche di trattarla, di curarla. E questo in diversi, in molti campi. L'inizio, diciamo, della rivoluzione è stato quello della polipectomia. La polipectomia endoscopica, che si fa ormai dalla fine degli anni 60, ha completamente cambiato la storia naturale del cancro del colon retto, perché levando i polipi noi interrompiamo la sequenza polipo-cancro. E questo è dimostrato ormai in tutto il mondo da serie molto molto importanti. Ma dalla semplice polipectomia endoscopica nei primi anni 70 poi si è cominciato a capire che si potevano fare delle cose anche più complesse, in particolare sulle vie biliari. Un altro punto storico è il 1973, quando in contemporanea, praticamente senza sapere uno dell'altro, Keiichi Kawai a Tokyo e Meinhard Classen a Erlangen, quindi in Germania, estraggono dei calcoli dalla via biliare principale per via endoscopica, facendo un piccolo taglietto sulla papilla dove sboccano le vie biliari, entrando sotto guida radiologica nelle vie biliari ed estraendo i calcoli. Questa è stata una rivoluzione importantissima. Perché? Perché ha dato l'inizio a tutta una serie di manovre che si possono effettuare sulle vie biliari e successivamente sulle vie pancreatiche, che hanno rivoluzionato l'approccio a queste malattie. Malattie che una volta avevano una soluzione soltanto chirurgica e oltretutto all'epoca a cielo aperto, neanche laparoscopica, perché la laparoscopia poi subentra nei primi anni 90. Mentre invece potevano venire trattate in maniera mini-invasiva anche pazienti molto anziani, pazienti con comorbidità, pazienti in emergenza con il pus nelle vie biliari, che in 5 minuti venivano sbloccati come incidere un ascesso gluteo e ritrovavano la testa, perché spesso erano anche confusi. Quindi è stata veramente questa una rivoluzione molto importante. Dall'altra parte, più recentemente, sono state messe a punto, soprattutto in Estremo Oriente, quindi i primi sono stati i nostri maestri giapponesi, ma poi i coreani e i cinesi, le tecniche di resezione, quindi di asportazione endoscopica, di lesioni neoplastiche, quindi di veri e propri tumori, però diagnosticati all'inizio della loro evoluzione, quindi quando ancora il tumore è all'interno della mucosa, del primo strato, e quindi il rischio che ci siano metastasi dei linfonodi o a distanza è praticamente zero. Queste lesioni oggi possono essere levate, tolte, curate completamente per via endoscopica, senza dover ricorrere a interventi chirurgici demolitivi. Chiaro che in questi casi
quello che è importante è la diagnosi precoce, che però sempre di più è diventata, diciamo, fattibile grazie anche ai miglioramenti della qualità degli endoscopi, delle tecniche di colorazione vitale, di tanti progressi che ci sono stati nella diagnostica sottile. A questo ultimamente si aggiunge un terzo capitolo che è estremamente innovativo e importante, che è la cosiddetta endoscopia del terzo spazio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo creare uno spazio all'interno delle pareti del viscere, iniettando delle soluzioni acquose, possono essere fisiologiche o a cose molto più complesse, e praticamente gonfiando quello strato della parete che si chiama sottomucosa, e quindi separando il muscolo, la parete muscolare, dalla parete mucosa. Ed entrando in questo terzo spazio con l'endoscopio, siamo in grado di fare tutta una serie di interventi che anche questi una volta erano esclusivamente di pertinenza chirurgica. Mi riferisco soprattutto alla miotomia, cioè al taglio dei muscoli dell'esofago per la calasia, alla asportazione di tumori sottomucosi tipo gisto, tipo il leiomiomi, al trattamento della gastroparesi diabetica o idiopatica, facendo lo stesso un tunnel sottomucoso dello stomaco e andando a tagliare il piloro, al trattamento dei diverticoli dell'esofago, che anche questi una volta erano soltanto chirurgici e che oggi invece possono essere affrontati. Quindi c'è un mondo che si è aperto, che è questa endoscopia cosiddetta del terzo spazio, perché lo creiamo noi artificialmente. Mi sembra di capire che le applicazioni sono tra le più varie, da patologie magari più rare, più di nicchia, a invece anche una diagnostica, un'interventistica in patologie molto più comuni e molto più complesse, che possano comunque trovare una soluzione attraverso tecniche davvero innovative. Certo. Mi piacerebbe anche approfondire lo spazio che ha oggi l'ecoendoscopia, che è un'altra branca straordinaria. L'abbiamo lasciata per ultima, ma è probabilmente un'altra delle acquisizioni più importanti che abbiamo avuto negli ultimi decenni. Anche questa è una tecnica che è nata ed è rimasta per molti anni solo diagnostica. L'ecoendoscopia permette, attraverso uno strumento particolare che è un endoscopio con una sonda ecografica alla sua estremità, di studiare molti organi attraverso le pareti dello stomaco, dell'esofago, del duodeno o del colon, più raramente, per vedere quello che c'è dietro queste pareti, quindi il pancreas, il fegato, i linfonodi, il surrene, tanti organi possono essere studiati. Non solo, possono essere osservati nel dettaglio anche con lesioni piccolissime, millimetriche, ma si possono effettuare dei prelievi bioptici, perché c'è un canale operatore che consente il passaggio di un ago. Quest'ago viene portato nella lesione, che viene quindi punta attraverso la parete dello stomaco o del viscere nel quale siamo, e vengono prelevate delle cellule. Quindi possono essere fatti degli studi citologici, ma anche delle biopsie vere e proprie, quindi dei prelievi di tessuto, grazie a dei nuovi aghi che sono stati sviluppati negli ultimi anni. Il fatto di poter prendere delle cose comporta anche la possibilità di poter portare delle cose, quindi l'accessibilità a questi organi permette di portare terapia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si apre anche qui un altro enorme campo di applicazione, perché noi possiamo portare delle sostanze tipo l'alcol per alcolizzare delle cisti, possiamo utilizzare degli aghi di radiofrequenza per bruciare il tessuto, possiamo utilizzare delle altre fonti energetiche come la luce laser, sempre al fine di ridurre delle masse tumorali o addirittura di abolirle. E nel futuro, ma già adesso ci sono molti studi che lo stanno mettendo, diciamo, in pratica, la possibilità di portare dei farmaci o dei veicoli che possono essere in grado di rilasciare questi farmaci nel tempo, delle microparticelle, dei gel
studiati appositamente. C'è moltissima ricerca in questo campo. E in futuro portare anche, che ne so io, dei virus con l'RNA per terapia genica. Quindi è un campo veramente straordinariamente ricco di prospettive. E probabilmente è anche importante individuare tutti i pazienti che potrebbero beneficiarne, oggi e ancora di più in futuro. Assolutamente, sì. In fase interventistica, anche penso in fase magari di prevenzione per lo studio di organi, che invece non ci sono altri strumenti per andare a indagare in maniera più semplice, come il pancreas e quant'altro. Quindi sarà anche importante un po' aprire la possibilità di queste tecniche così avanzate, ultraspecialistiche, al maggior numero di pazienti che possono beneficiarne. Quanti potrebbero essere? Anche una stima del numero dei pazienti, e quanti realmente oggi ne beneficiano, e come si potrebbe migliorare questa accessibilità? Allora, pazienti che possono beneficiare sono naturalmente tantissimi. Io vi posso dare dei numeri concreti. Da un'attività, diciamo così, di nicchia di qualche anno fa, l'equendoscopia, vi posso dire che l'anno scorso sono stati effettuati nel nostro reparto più di 2.000 esami di ecoendoscopia. 2.000 esami vuol dire che almeno la metà hanno ricevuto una biopsia o hanno fatto un prelievo di cellule per stabilire la diagnosi. Ricordiamoci anche un altro aspetto, che sempre di più si va verso la cosiddetta medicina personalizzata, e quindi anche la medicina di precisione, che fa parte della medicina personalizzata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi siamo in grado di identificare delle suscettibilità dei tumori, per esempio, a determinate terapie. E per farlo però abbiamo bisogno delle cellule di quel tumore per poterle testare. Testare le cellule o testare addirittura degli organoidi che vengono creati apposta da quelle cellule, che sono delle parti di cellula che però possono rispondere o meno alle terapie. Quindi anche questo sarà sempre più importante nel futuro, perché le cure non sono uguali per tutti, lo stesso tumore del pancreas non è uguale per tutti, lo stesso tumore della mammella non è uguale per tutti, il tumore del polmone non è uguale per tutti. E oggi abbiamo veramente dei farmaci straordinariamente efficaci in alcune forme, riferisco soprattutto agli anticorpi monoclonali, che i farmaci cosiddetti biologici, che possono ottenere dei risultati straordinari, a patto che noi abbiamo questa informazione. E quindi dobbiamo poter far accedere la popolazione a questo tipo di diagnostica, che purtroppo oggi, per ragioni di centri che non sono ancora, diciamo, abbastanza evoluti per poterla fare in maniera sistematica, o per ragioni di rimborsi anche, perché purtroppo l'ecoendoscopia non è rimborsata quanto come dovrebbe dai sistemi sanitari. Anche perché le ricadute ovviamente sono cliniche, ma anche sociali, penso alla qualità di vita con interventi così mini-invasive, e anche economiche, appunto, proprio per magari minor ricoveri, per il fatto che le persone possano recuperare prima. Quindi è, diciamo, un po' un circuito virtuoso che migliora la prognosi, che è ovviamente il primo passaggio, ma è altrettanto importante un po' tutte le ricadute. Immagino anche che possano essere trattati tutti i pazienti che magari non potrebbero avere accesso a una chirurgia maggiore, pazienti più fragili. Quindi assolutamente, con tempi di degenza ridicoli nei confronti di quelli chirurgici, ma soprattutto, come diceva giustamente lei, conservando l'organo, noi non alteriamo la qualità di vita di questi pazienti, perché ricordiamoci che la mutilazione chirurgica, in particolare nel tratto digestivo alto, quindi esofago, stomaco, comporta abbastanza spesso poi dei problemi non di facile gestione e che comunque alterano la qualità di vita. Ora, noi abbiamo proprio pubblicato l'anno scorso uno studio comparativo tra chirurgia e resezione endoscopica con la dissezione sottomucosa dei tumori iniziali dello stomaco, e abbiamo documentato questo, che non c'è nessuna differenza dal punto di vista della prognosi. Quello che cambia radicalmente sono i costi ospedalieri, i costi chirurgici e i costi sociali, quindi per il singolo paziente.
Tenete presente che solo l'anno scorso nel nostro centro sono state fatte quasi 400 resezioni endoscopiche avanzate, quindi intendo lesioni più grandi, almeno 2-3 centimetri, tra colon, esofago, stomaco e duodeno. Questi erano qualche anno fa tutti o quasi tutti i pazienti che andavano all'intervento chirurgico. E ha citato i numeri, non possiamo non concludere con l'importanza dei numeri per un centro di riferimento, proprio per prestazioni così ultra specialistiche. I Gemelli è un centro di riferimento di eccellenza e credo che questo sia un altro valore per i pazienti, sapere di poter avere la tecnica più idonea al suo caso. E se mi permette un altro commento, che è una cosa che mi inorgoglisce molto, la maggior parte di queste tecniche sono oggi svolte da giovani che si sono formati certamente nella nostra scuola, ma che poi hanno completato la formazione anche in altri centri di eccellenza, soprattutto per le dissezioni sottomucose in Giappone, grazie ai rapporti di amicizia che abbiamo da tanti anni con soprattutto con i colleghi giapponesi, e che quindi sono in grado oggi di affrontare veramente delle situazioni molto, molto, molto complesse in maniera tranquilla e in maniera efficace. E questo è grazie all'impegno di ragazzi molto giovani che si sono dedicati anima e corpo a questo tipo di procedure. Professore, la ringraziamo davvero di averci fatto conoscere questo mondo così in evoluzione, che apre le porte davvero a una rivoluzione, direi, non solo diagnostica ma appunto terapeutica, come abbiamo visto, e per moltissimi pazienti questo significa anche avere una prospettiva di cura più serena, con un approccio mini-invasivo, la possibilità, speriamo appunto, che sempre più pazienti possano avere accesso a queste tecniche, perché davvero è giusto che chiunque ne possa beneficiare possa poi usufruirne realmente. Grazie davvero, professore, buona giornata. Grazie. E buona. Alla prossima, grazie. Arrivederci.